Amici di Atti Sport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Torniamo oggi in casa della formazione maschile della Como Nuoto Recoaro, club che milita nel girone nord del campionato di Serie A2. E per farlo torna a trovarci il portiere del Sette Lariano, Fabio Viola. Ciao Fabio, bentornato. Ciao Andrea, grazie per l'invito. Fabio, io inizio dall'ultima partita, sabato scorso la Como Nuoto Recoaro piega di misura la Radinante Starenzano, mi correggi tu se sbaglio, vado a memoria a 9-8 il punteggio finale e torna così prontamente alla vittoria. Che tipo di eredità vi ha lasciato questa affermazione? Allora, sicuramente a noi serviva vincere questa partita, soprattutto a livello morale, più per il discorso di classifica, perché arrivavamo da una partita a Sori giocata malissimo, penso forse la peggiore di questa stagione, penso che il risultato sia evidente. E in settimana ci siamo riuniti, e grazie soprattutto al gruppo che siamo quest'anno e al lavoro che stiamo facendo. Era importante vincere questa partita e lo abbiamo dimostrato sul campo contro una squadra come l'Arenzano che secondo me la loro forza non è rispecchiata nella classifica perché a parer mio hanno veramente pochi punti rispetto alla loro forza. E Tutto poi è una lì. rivale che vende sempre cara Però la siamo pelle riusciti. anche contro le prime della classe, no? Sì, noi l'andata ci abbiamo perso giù e anche male, quindi avevamo anche voglia di rischiare contro di loro. Certo. E hai detto volevamo la vittoria, è una vittoria fondamentale per stare agganciati al treno delle formazioni che si giocano due posti per completare la griglia playoff del girone nord. Ti chiedo quali sono state le chiavi, secondo te, su cui la squadra è riuscita a costruire il suo successo? Penso che vista la partita che è stata un tanto a livello mentale per perché loro, come ti ho detto, sono una buona squadra, nuotano tanto, hanno dei buoni tiratori e noi siamo riusciti a fare altrettanto, siamo riusciti a marginarli nei loro punti forti e uscire nei nostri. Sicuramente abbiamo fatto, secondo me, un buon uomo in meno, che alla quale alla fine era stata la chiave, secondo me, della vittoria e siamo riusciti a mantenere la calma anche nei momenti di difficoltà, anche perché è stata una partita tirata fino all'ultimo secondo. Certo. Hai detto prima volevamo riscattare la pessima figura rimediata la settimana precedente contro la Radinantes Sori, uno scontro diretto nel quale non voglio infierire, però siete stati letteralmente annichiliti dall'avversario che vi ha travolto e a memoria in questa stagione il Como non aveva mai segnato solamente 3 gol. Era questa la risposta di carattere che chiedevate a voi stessi dopo una sconfitta così bruciante? Sì, a noi soprattutto serviva più che risultato la prestazione e se arrivavano entrambi era ancora meglio, sono arrivati entrambi e quindi siamo contenti, anche perché Sori è stata una partita dove abbiamo iniziato male e penso sia finita ancora peggio. Arrivavamo da 3 vittorie, da 3 partite che erano Imperia, Padova e Metanopoli, dove per noi era importante fare punti per toglierci da una situazione di classifica, cioè abbastanza tranquilla, e poi adesso tutto quel che viene, viene. Nessuno penso si aspettava una Como Nuoto a 28 punti dopo 15 giornate, quarta in classifica. Quindi adesso ce la giochiamo con tutti e proveremo a far bene ogni partita. Anche perché c'è il classico detto che l'appetito poi viene mangiando, Sì, poi la vittoria porta vittoria. Sicuramente questo penso che sia un lavoro che sia costruito negli anni, non sia una cosa solo di quest'anno, anche perché ormai è 3-4 anni che lavoriamo con Zimonic, che il gruppo, la base del gruppo squadra è sempre la stessa e sappiamo che delle nostre potenzialità abbiamo, siamo una squadra giovane, quindi abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Magari a volte pecchiamo un po' di inesperienza, un po' magari di che forse ci manca delle volte, che però poi alla fine riusciamo col gruppo e con l'unione a far venire fuori.
E lo hai sottolineato tu, mi servi la domanda su un piatto d'argento. Questo è un gruppo giovane che lavora già da qualche stagione con la stessa guida tecnica. Questa squadra, secondo te, vanta ancora margini di crescita? Sì, quello sicuramente, te lo garantisco, anche perché ci sono ancora tanti ragazzi giovani che possono ancora crescere più di quello che sono cresciuti in questi ultimi 3 anni. Sicuramente, come ti ho detto, non è una cosa venuta così. Comunque c'è un lavoro dietro, tante difficoltà, perché allenandoci comunque senza piscina, andare fuori a giocare tutte le partite in casa, giocarle comunque a Augusto, a Monza, comunque non avere il pubblico dalla nostra parte. Perché il pubblico di Como è caloroso e non averlo comunque influisce, però siamo stati capaci di sopperire a tutto questo, unirci nei momenti di difficoltà e penso che quest'anno si sia visto ancora di più rispetto agli altri anni che possiamo dirla nostra. E nel prossimo turno vi attende un match nel quale la posta in palio, possiamo dirlo forse in maniera generosa, pesa almeno doppio. Affrontate nel derby lombardo la Brescia Waterpolo. Che tipo di partita ci aspettiamo? Sarà una partita molto dura, penso che la classifica la rispecchi. Loro sono terzi, noi siamo quarti, hanno 3 punti in più di noi. Noi li conosciamo abbastanza bene anche perché comunque ci abbiamo giocato più di una volta contro. Hanno ragazzi giovani, determinati, bravi, che sanno fare bene e sicuramente noi daremo battaglia fino all'ultimo, anche perché non vogliamo fermarci qui, vogliamo continuare a far bene, sappiamo che tutto quel che viene, cioè, ci darà soddisfazione. Chiudiamo con un'ultima battuta. Sei uno dei giocatori più esperti della squadra. Secondo te, un match che mette in palio punti playoff che pesano oro, dove si può decidere? Penso che come sia stato per l'andata passi anche per sabato, penso soprattutto per l'uomo in più e l'uomo in meno. Sono i due fattori che determinano una partita e sicuramente quei due fattori determineranno tanto, tanto la vittoria o la sconfitta, quel che sarà di sabato. Va bene, chiudiamo così la nostra chiacchierata. Ringrazio Fabio Viola per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Fabio, grazie mille. Grazie a te.